Eccoci di nuovo a Caviati da ormai più di 2 mesi sta portando avanti una battaglia che riguarda il diritto alla salute. Siamo praticamente all'ex ospedale di Caviati, il Vittorio Cosentino. Ecco un gruppo tra i cittadini che stanno manifestando ormai da 2 mesi. Francesco, come vanno le cose, Francesco? Come procedono? Siamo qui al presidio ospedaliero, oggi è il 63° giorno di occupazione. La lotta continua ed è ancora seguitissima per quanto riguarda sia i media nazionali che le testate giornalistiche, e stiamo portando avanti la battaglia anche supportata da tutta la gente, la popolazione sia di Cariati che nel circondario, per portare un messaggio di riapertura comunque del nostro presidio ospedaliero e portare dei risultati nel più breve tempo possibile, perché qui è un territorio che sta soffrendo e la gente ha bisogno di questo presidio. Pierluigi, quali sono i passi che stanno facendo in questi giorni? In attesa del commissario ad acta Longo, che lo stiamo ancora aspettando, stiamo cercando di interpellare anche la regina, il commissario ad ASP provinciale, e abbiamo interpellato anche lui per quanto riguarda questa problematica del Vittorio Cosentino, che noi da più di 63 giorni stiamo combattendo, uniti più che mai. Aspettiamo le loro risposte. Dottor Formaro, quali saranno le proposte? Come si intavolerà la discussione che speriamo avverrà col dottor Laregina? Allora, con il dottore Laregina io credo che bisognerà intavolare un tavolo di richieste, un paniere di richieste che ha come proiezione strategica, come dire, a medio termine, che è quello della riapertura dell'ospedale di Cariati, che significa reinserimento nella rete ospedaliera regionale per acuti. Nel frattempo ci sono tutta una serie di problematiche sanitarie in questo territorio, che hanno necessità di risposte immediate. Mi riferisco agli specialisti ambulatoriali, mi riferisco alla radiologia senza medico e quindi senza possibilità di svolgere la sua attività se non per le prestazioni d'urgenza del punto di primo intervento, il laboratorio che è stato declassato a punto prelievi, il centro di salute mentale senza medico e l'RSA medicalizzata senza la fisioterapia, sottolineando naturalmente anche i risultati positivi che siamo riusciti ad ottenere, oltre all'attenzione nazionale e locale sulle nostre rivendicazioni, il fatto che nell'RSA dopo anni e anni si è riusciti ad attivare 10 posti letto con il rinforzo del personale, della dotazione organica del personale con l'arrivo di 3 OSS. In ogni caso sottolineiamo che anche da questo punto di vista l'RSA è carente di un medico, oltre che della fisioterapia che dicevo poc'anzi. Per cui, come dire, le risposte sono in qual modo positivo, ma come dire, lamentiamo sia la lentezza che la mancanza di una visione complessiva della tutela della salute in quest'area, che coinvolge sia l'ospedale che il territorio.